E porca Maioral, e oggi gli ha spaccata la porta. E porca Maioral, mamma mia come godo ragazzi miei. Oggi mancava il Dzeko e ci ha pensato porca Maioral. Sì, è vero, era il Crotone, sì è vero, sembravano rincoglioniti. Poi alla fine si sono svegliati, ci hanno provato, sì è vero, non c'era storia. Però era fondamentale vincere nel giorno in cui l'Inter sta faticando a Genova. Non so quanto finirà perché l'Inter è un po' più dietro rispetto alla Roma. Soprattutto ragazzi miei, appena finite questo video, se andate su Sequelf Calcio 2.0, cercatelo, Sequelf Calcio 2.0, faccio il post partita dell'Inter, della Lazio, di tutte le altre. Quindi mi raccomando, venite a guardarlo. Ne parliamo là. Detto questo, porca Maioral, gli ha tirato, gli ha spaccata la porta. Porca Maioral. Che bello ragazzi, non gli davo un euro. Allora, vi dico la verità, quando è arrivato avevo qualche dubbio, ma ero positivo. Cioè, positivo di sto periodo, non è un bel termine, però ero piuttosto positivo. Nel senso che dicevo, comunque, porca Maioral non è una pippa. Ma ha fatto 3 gol, sì regà, però non è una pippa. Porca Maioral non è una pippa. Poi quando inizialmente giocava, non mi piaceva nemmeno quando faceva gol. E invece adesso sta prendendo sempre più piede. Il primo gol che fa, ovviamente la spinge dentro a porta vuota. E il pallone glielo dà Mkhitaryan, arriva l'armeno che va come un treno. E Mkhitaryan, era Mkhitaryan che dà il primo pallone, spero di sì, vabbè, comunque volava la canzone off, vabbè, comunque Mkhitaryan non è la mia, non è la mia, questa non è la mia, questa ma sono metto io, questa non è la mia, non mi prendo responsabilità. No, Mkhitaryan dà sto pallone bellissimo dentro, la lisciano tutti, arriva arriva porca Maioral, 1-0. Ma il 2-0, ma il 2-0 raga, ma il 2-0, ma il 2-0 di porca Maioral. Cioè, tira una sleppa a giro sotto l'incrocio, cosa che Kordaz penso che dopo sia andato a confessarsi. Io mi sarei messa a piangere nell'angolino. E lì ho capito che probabilmente il mio corpo poteva... No, raga, a parte gli scherzi, ma che gol ha fatto porca Maioral. Poi l'abbiamo chiusa con Mkhitaryan e anche là, su un calcio di rigore nettissimo, dove è bravissimo porca Maioral a tagliare dentro davanti al difensore del Crotone e a farsi prendere in pieno. Oggi porca Maioral, voto 9, voto 8, 9, ha fatto una prestazione veramente pazzesca oggi Maioral, veramente una prestazione di Cristo, e sono contento, perché quando iniziano anche i giocatori delle seconde linee, anche i giocatori come porca Maioral iniziano a girare, iniziano a far bene, vuol dire che è lì, che è in quel momento esatto che la squadra gira, perché Fonseca si rende conto che può mettere Dzeko, che può mettere porca Maioral, che può mettere Carles Perez o Pedro, comunque la Roma girerà. Oggi ragazzi, il Crotone è il Crotone. Ok, il Crotone quest'anno è di gran lunga, secondo me, la squadra meno attrezzata della Serie A. Certo, non devi sottovalutarla, l'abbiamo visto anche settimana scorsa, quando l'Inter ha sottovalutato il Crotone nel primo tempo e hanno finito 2-2. Poi nel secondo gli ha spaccato il culo perché ha smesso di sottovalutarla e è finita 6-2, gliene hanno fatti 6 bombe, 6 picchi. Quindi vabbè, però nel primo tempo erano 2-2, quindi è una squadra che non va sottovalutata e che non va lasciata giocare. Oggi poi è entrata in campo in modo vergognoso, ne parlavo sul mio profilo Instagram, Simone Sequelf trattino basso official, dove ho fatto la diretta a fine primo tempo. Venite a seguirmi se non lo fate ancora, magari a fine primo tempo vedete delle dirette mie, se ve va ovviamente, e ovviamente se non l'avete vista e la volete recuperare la trovate nei miei IGTV. Instagram TV, lo trovate già là, l'ho ricaricato eccetera. E dicevo, e proprio lì a fine primo tempo io insomma ero abbastanza contento, ma dicevo, il Crotone oggi è inguardabile, oggi il Crotone non è sceso in campo. Da una parte c'è una Roma straripante, dall'altra il Crotone non è sceso in campo. Forse è proprio il fatto che quest'anno la Roma, ad eccezione del match scorso contro la Samp, dove tutti dicevano ma è la Samp, è la Samp, ragazzi, quest'anno ha battuto la Lazio, ha battuto l'Atalanta, ora con l'Inter bisogna capire come finirà. In ogni caso ha messo in difficoltà, anche se l'Inter dovesse vincere alla fine, quindi non voglio parlare prima, ha messo in difficoltà l'Inter. Quindi in ogni caso non c'è un cazzo da dire, ha messo in difficoltà l'Inter ed è la Samp. Tu le partite le devi vincere, e a differenza magari della Samp stessa, dove settimana scorsa abbiamo faticato un po' di più, solitamente andiamo in gol nei primi 10, 15, 20 minuti. E questo secondo me è un gran bel vantaggio, perché se tu vai in gol nei primi 5, 10, 20 minuti, come è successo ad esempio oggi, la squadra avversaria non si può più chiudere. Oggi quando hai fatto gol al Crotone, il Crotone non si poteva più chiudere, è stato costretto a gettarsi in avanti, ed essendo costretto a gettarsi in avanti tu hai trovato degli spazi grandissimi. Poi è vero anche che i gol dopo paradossalmente il primo gol è arrivato grazie a degli spazi grandissimi, il secondo no, perché è arrivato da una magia di porca Maioral
e il terzo grazie ad un calcio di rigore, poi ve lo ripeto tra l'altro nettissimo, dove è bravissimo lo stesso Borja Mayoral. Però ovviamente poi le squadre si allungano, soprattutto la squadra che deve cercare il pari si allunga, lì il Crotone non ha più niente da perdere, si getta in avanti e rischia anche la goleada. Anzi, a fine primo tempo è stato bravo Stroppa, che ha riorganizzato le idee e ha detto cerchiamo di non prendere la goleada, anzi rialziamoci, tant'è che poi Golesnić ci ha fatto gol, lì un errore secondo me abbastanza imperdonabile della difesa della Roma, glielo perdono giusto perché eravamo 3-0 e mancavano 5-6 minuti, perché se prendi quel gol a partita in gioco sei un coglione, lì Golemic ci scappa in avanti e la marcatura difensiva secondo me, ravvisata da me, è abbastanza imbarazzante, se posso essere sincero. Non do colpa a Paolo Lopez, anzi voglio fare un plauso a Paolo Lopez, che non so che gli è successo, da quando è stato messo in panchina ha capito cosa vuol dire fare panchina e quindi niente, quindi ha messo praticamente, ha sfatto le valigie, non è partito, ha sfatto le valigie, è rimasto a Roma e oggi mi è sembrato, ma mi sembra già da diverse partite, un pochino più in palla, con i piedi non c'è via, probabilmente gli hanno montato del destra a sinistra, sinistra a destra, però oggi ha fatto anche delle gran belle parate. Ne ha fatto una gigantesca, mi pare proprio sul Lionel Messi della Calabria, Messias sotto l'incrocio dei pali, e mi sembra abbastanza in palla. Fase difensiva buona, molto buona in realtà, Smalling chiude praticamente tutto quello che può chiudere. Anche i Bagnets mi è piaciuto tanto, tante chiusure, tanti anticipi. Karsdorp, ragazzi, si è trasformato. Io avevo detto di Karsdorp e continuerò a ripeterlo, perché quando dico una cagata è giusto che lo ripeta. L'avevo detto nel mercato che farei, fatto tipo un mese fa, ho detto sì, Karsdorp sta giocando bene, ma forse lo presterei per farlo crescere. No, cioè questo Karsdorp non puoi mandarlo via, non puoi assolutamente mandarlo via. E poi voglio dire una cosa sul calcio di rigore della Roma. Allora, il pallone dentro glielo dà Karsdorp, ma che cosa fa? Che cosa fa Cristante? Oh! Cioè, io vedo i morti giocare a pallone. Cristante fa un no-look alla Francesco Totti, un lancio che taglia tutto il campo in obliquo, cioè nemmeno in verticale, cioè taglia proprio tutto il campo e la spedisce direttamente sui piedi di Karsdorp. Io ero lì che godevo come una mucca, come la mucca Carolina, ero lì, tipo, io non ci posso credere, cioè ma Cristante, ma chi te ci ha mannato? E niente, in questo momento sta andando tutto bene, tutto quello che deve andare bene sta andando bene, nella speranza appunto che proceda così per lunghi tratti, e sono contento, la vittoria era fondamentale. Parleremo dell'Inter nel prossimo video, quindi venite, non dico proprio nulla, venite a seguirmi su Sicco Calcio 2.0, vi voglio in tantissimi, scrivetemi sotto il video, eccomi, proprio eccomi voglio vedere, perché tipo a brevissimo, se non in contemporanea con questo, ma comunque giù di lì uscirà il video dell'Inter, parlerò anche della Lazio, parlerò anche della Sverona, parlerò di tutte le squadre dell'Atalanta, tutte le squadre che hanno giocato oggi pomeriggio. Tantissimi mi piace, raga, tantissimi mi piace. E niente, credo che anche il Napoli uscirà su Sequel Calcio 2.0. Quindi mi raccomando, seguitemi anche là. E poi ovviamente invece stasera Milan Juventus lo portiamo sul primo. Buon shalala e noi come sta? Forza Roma! Ci vediamo al prossimo video. Ciao, raga. Dai! Yeah!